forzata, eccetera. Ed è un argomento sul quale è bene parlare quanto più è possibile. Per la verità, adesso da un po' di tempo, qualche giorno, un paio di settimane, se ne parla più intensamente perché siamo arrivati proprio alle scadenze che incombevano su di noi, ma non dimentichiamo che per lungo tempo non se ne è parlato affatto, perché era un qualche cosa che avrebbe cambiato radicalmente l'Italia, come io credo, temo che si farà radicalmente in senso negativo, per, soprattutto per il Mezzogiorno, e non se ne parlava, era un qualche cosa quasi di carbonaro che del quale non bisognava dire troppe cose. Qual è il punto in cui siamo in questo momento? Abbiamo letto sui giornali di stamattina che c'è una dichiarazione del Premier Conte, il quale dice: ma non è ancora definita la cosa, se ne parlerà per giorni, per settimane, per mesi. Quindi c'è una pausa sull'andamento di questa cosa. Poi in una pagina successiva vediamo invece il presidente del Veneto e quello della Lombardia che danno premura, minacciano anche così conseguenze politiche se non si va avanti. Nella riunione, io faccio una piccola introduzione, poi devo dare subito la parola all'onorevole Roberto Speranza che deve andare di corsa in Basilicata. Allora, nella riunione del 15 febbraio 2019 si sono stabilite alcune cose che solo parzialmente sono venute fuori. Le cose sono queste: si è stabilito che le materie nelle quali che il Veneto vorrà come gestione assoluta sono 23, tutte le materie attuali che erano in discussione, quelle di gestione concorrente fra Stato e Regione, quelle affidate alle Regioni, eccetera. La Lombardia ne vuole 20, l'Emilia ne vuole 16. Il provvedimento che è stato già predisposto, anche se non è stato ancora diffuso, comprende 8 articoli per decidere come smontare l'Italia e assegnare più risorse ai territori ricchi. Tutto questo sarà gestito da una commissione paritetica che sarà formata a 30 giorni dall'approvazione della legge. Di questa commissione paritetica faranno parte 9 rappresentanti scelti da ciascuna delle regioni interessate e 9 rappresentanti scelti dalla ministra Erika Stefani. Se noi vediamo che i 9 rappresentanti sono scelti dalla ministra Erika Stefani, la quale può sceglierne solamente uno che insieme ai 9 delle regioni interessate, significherà poter fare tutto quello che vorranno, e tutto questo con un passaggio in Parlamento che sarà un passaggio, da quello che si dice, essendo necessaria la maggioranza del 50+1, in termini costituzionali molto dubbi, un passaggio praticamente a scatola chiusa, un passaggio nel quale si potrà dire solo sì o no, senza discutere di nulla, senza opporre emendamenti, eccetera. All'interno di questa commissione non avrà solamente compiti tecnici come la vecchia commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ma avrà il potere, e qui è la trappola dalla quale non si è mai parlato, perché si è sempre parlato di questo federalismo, e anche il presidente Zaia, dopo alcune uscite delle quali probabilmente si è pentito, il presidente Fontana invece no, non parlano più di dell'elemento fondamentale di tutta questa questione, che è il residuo fiscale. Perché non staremmo a parlare di problemi di autonomia, cioè se noi vediamo che la gran parte delle regioni italiane ha chiesto questa autonomia maggiore rispetto ad ora, vediamo che il problema non è sicuramente questo, anche se anche su questo ci sono dei problemi, ma è quello del residuo fiscale, cioè la possibilità che le regioni ricche, per cui
Gianfranco Viesti ha lanciato uno slogan che ha fatto il giro di tutti i giornali italiani, di tutti i media italiani, quello della secessione di ricchi, intendono conservare per se stessi una parte del proprio gettito fiscale da spendere solamente sui propri territori. Stiamo parlando, per quanto riguarda il Veneto, dei 9 decimi, cioè sono tasse che si pagano allo Stato, ma queste regioni vogliono considerarle cosa propria e quindi spenderle proprio solo per se stessi sui loro territori. Per cui avremmo 2 Italie diverse, una con servizi all'altezza della situazione, servizi eccellenti, e l'altra Italia che avrebbe servizi, infrastrutture eccetera non all'altezza, perché se togli da una parte nel bilancio dello Stato evidentemente all'altra parte non rimane quello che è stato tolto da altri. Questa commissione, e concludo, avrà il potere di determinare le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla regione, ridimensionando Roma, cioè si viene completamente ridimensionato il compito dei ministeri, che infatti già si stanno un po' ribellando a tutto questo, stanno un po' prendendo tempo su queste funzioni, non poteri, che rischiano di perdere. E i decreti attuativi del governo dovranno eseguire quanto previsto dalla commissione, cioè una commissione nella quale saranno rappresentati solo la ministra Stefani, Erika Stefani, Stefani come si dice, che è fra l'altro una veneta come una delle regioni interessate, e i rappresentanti della regione. Cioè la commissione risponderà solamente a se stessa di quello che deciderà, con verifica ogni 2 anni. Voi immaginate che in 2 anni si possono prendere tutti i poteri di questo mondo, si possono attribuire alla propria regione tutte le risorse finanziarie di questo mondo. Questa è la situazione in questo momento, perché dico che è bene parlarne, perché altrimenti si rischia di far passare nel silenzio, come diciamo una alla chetichella, un qualche cosa che riguarda la costituzione di questo Stato, riguarda il futuro di questo Stato. Per cui non è diciamo eccessivo chi ha parlato di un colpo di Stato strisciante, diciamo che magari è eccessivo, ma è qualche cosa di questo genere. Ci sono anche dei costituzionalisti, il primo Tesauro, che ha scritto sul Mattino i dubbi, fortissimi dubbi costituzionali su tutto quello che si sta facendo. Questo è il quadro, diciamo, iniziale, il quadro che della situazione com'è in questo momento. Do subito la parola a Roberto, l'onorevole Roberto Speranza, parlamentare di LeU e coordinatore nazionale di Articolo 1, il quale deve correre in Basilicata. Siamo in attesa del governatore Emiliano. Prego. Sì, grazie. Io devo scusarmi in premessa, perché quando Gianvito Mastroleo mi ha invitato a questa iniziativa, che ritengo molto utile, molto importante, proprio per le motivazioni che prima venivano riportate, non mi ero accorto che domani alle 12 è la scadenza per la presentazione delle liste nella mia regione, dove si vota alle elezioni regionali. È uno strano paese il nostro, perché ogni 2 o 3 settimane, avete visto, si è votato in Abruzzo, dopodomani si vota in Sardegna e il 24 di marzo si vota in Basilicata. Poi dopo poco ci saranno le europee e le amministrative. Quindi io mi dovrete scusare, ma se non rientro in tempi immediati nella mia città a Potenza, rischiamo di fare qualche piccolo danno, diciamo, nella presentazione delle liste. Però ci tenevo ad esserci perché ritengo che il tema sia veramente decisivo, e tutto sommato ho la sensazione che ancora la consapevolezza dei danni potenziali di fronte a cui siamo non sia sufficientemente diffusa. Nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto nelle ultime settimane. Io lo avrei detto, anche qui Gianvito mi ha anticipato, io sono molto prudente, vedo che nelle dichiarazioni di oggi Conte apre a tempi un pochino più diluiti, però mi sembra che siamo di fronte a un pericolo così grosso che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Devo dire la verità, bisogna riconoscere al professor Viesti, e sono contento di essere qui con lui anche per un rapporto di amicizia e per una stima vera che ho nei suoi confronti, perché credo che abbia svolto un ruolo centrale. Perché indovinare un titolo alcune volte nella società della comunicazione in cui noi viviamo
consente esattamente di far arrivare il messaggio in modo molto più semplificato alle persone. E in questo caso mi permetto di dire che il titolo La secessione dei ricchi riesce a tradurre con una frase finanche semplicistica, perché non può che essere così, un semplice slogan, ma riesce a tradurre in maniera molto efficace il rischio di fronte a cui noi siamo rispetto a un provvedimento e a un procedimento che sicuramente verrà spiegato nell'intervento che avrebbe dovuto essere il primo di questo incontro, cioè l'intervento del professor Viesti, che come vedrete è molto complesso, che parte dal comma 3 della nostra Costituzione, che apre all'ipotesi di autonomia differenziata che deve essere approvata con legge dello Stato dopo intesa tra regioni, territori e Stato, ma su cui ancora sinceramente ci sono molte ombre. Il ruolo del Parlamento è stato detto, il ruolo degli enti locali, e però dicevo l'aver indovinato un titolo credo che ci ha aiutato molto negli ultimi mesi. C'è questo instant book, così si chiamano oggi, libri istantanei, sono una cinquantina di pagine, tra l'altro si può scaricare gratuitamente sul sito di La Terza, scritto proprio da Viesti, che prova, diciamo, a mettere in fila le questioni fondamentali. Io non entro nel merito, ma sto a un giudizio che esprimo serenamente, che è un giudizio di tipo politico, e permettetemi di esprimerlo non solo da cittadino del Mezzogiorno, ma proprio da cittadino di questo paese. E voglio anche qui mettere solo una premessa politica in un istante. Io credo che noi commettiamo un errore se questa battaglia la decliniamo in termini di sud contro nord, perché rischiamo di soccombere su questo terreno, perché senza girarci attorno gli interessi fondamentali di questo paese, i rapporti di forza fondamentali demografici ed economici di questo paese non sono a nostro vantaggio. Quindi io penso che se la mettiamo su un terreno di questo tipo noi rischiamo di essere travolti. Il punto è invece come poniamo un tema, che è il tema per me fondamentale, e cioè dell'unità del paese e di un rapporto ordinato tra autonomie territoriali e Stato, perché è questo che si sta minando. Io penso che questo sia il punto essenziale. Io non sono contro livelli di autonomia e di procedura. Lo dico, io ho votato contro il referendum costituzionale promosso, diciamo, nell'ultima legislatura, anche perché mi pareva far fare un passo indietro eccessivo sul terreno dell'accentramento. Come vi ho già detto, io sono lucano. Da lucano, per esempio, mi spaventava l'idea che sulla materia del petrolio, delle estrazioni del petrolio, se quella riforma costituzionale fosse andata avanti, c'era una centralizzazione molto forte dei poteri. Io penso che se devi decidere se fare o no un pozzo di petrolio, è evidente che c'è un tema di interesse nazionale, ma deve poter pesare anche il territorio. Però questa proposta, per come viene avanti, rischia di consegnarci una schizofrenia non governabile nei rapporti tra Stato e Regioni, alimentando anche un protagonismo, io penso, abbastanza anomalo e, ribadisco, disordinato, disarmonico e schizofrenico di ogni singola regione. Qualcuno ha usato il termine arlecchino, e il rischio è questo. Se va avanti in maniera così disordinata, qui nel giro di qualche anno avverrà che regione che vai, competenze che trovi, cioè avrai competenze totalmente diverse se cambi il confine della regione. Allora, la mia sensazione è che il punto non è lo scontro nord-sud, ma come si costruisce una dimensione ordinata, armonica e razionale del rapporto Stato-territorio in un paese che oscilla in maniera terrificante, perché ci sono momenti, tempi in cui federalismo sembra essere la parola magica. C'è stata una fase all'inizio degli anni 2000 in cui federalismo sembrava una parola magica, per cui ogni cosa che si faceva a Roma sembrava una schifezza,
ogni cosa che si faceva sui territori sembrava una cosa aurea. Poi a un certo punto si è totalmente rovesciato questo schema, per cui tutto quello che avveniva sui territori, anche per alcune vicende dinamiche non esattamente di buon governo che ci sono state in giro a livello regionale, insomma ne abbiamo viste tante in giro per l'Italia, questa logica si è completamente rovesciata. Noi sembriamo essere in qualche modo un pendolo per cui non si trova mai il punto di equilibrio nel rapporto Stato-Regioni, e invece io credo che questo sia un punto decisivo. E allora mi fermo, non aggiungo altro, il mio è solo, diciamo, un saluto e anche un indirizzo di battaglia politica che noi faremo. Nella settimana scorsa si è insediato un intergruppo parlamentare. Noi dobbiamo lavorare perché sia un intergruppo parlamentare senza confini politici. La parola intergruppo dice esattamente questo: su una grande materia come quella del rapporto Stato-Regioni, di fronte a un rischio enorme di sostanziale spaccatura e compromissione dell'unità nazionale, io credo che bisogna avere il coraggio di dire che chi è d'accordo su questi rischi dovrebbe provare a ragionare insieme. Ci sono deputati, senatori del Movimento 5 Stelle, della destra, del Partito Democratico, del gruppo di cui io faccio parte, che su questa materia secondo me devono costruire un comune terreno di battaglia politica. Io penso che per vincerla, e mi fermo davvero, abbiamo una straordinaria necessità di comunicarla, di far capire nel profondo di cosa si tratta. Io la dico ancora una volta in un istante: il rischio che vedo, se l'interpretazione finale sarà quella originaria di chi ha promosso questo meccanismo, in modo particolare il Veneto e la Lombardia, è che avremo regioni con servizi assolutamente di primissimo piano e con una concentrazione sempre più significativa delle risorse dentro quei territori, e regioni e territori che saranno invece sempre più lasciati a loro stessi. Io penso che questo sia in contraddizione con due principi fondamentali: uno, il principio dell'unità nazionale, e due, il principio dell'eguaglianza dei cittadini garantito dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Allora, per chiudere, questa vicenda che ha una connotazione anche fortemente istituzionale, amministrativa, procedurale, legata al rapporto tra Parlamento, Stato, Regioni, enti locali, noi dobbiamo portarla su un terreno fortemente politico, di difesa del nostro impianto costituzionale. E io penso che questo è il terreno di una grande battaglia culturale. E ribadisco, chiudo così come ho iniziato, la mia sensazione è che ancora, anche per limiti forse nostri di una battaglia che sostanzialmente abbiamo iniziato da qualche settimana, la sensazione è che non ci sia piena consapevolezza, come se non si fosse capita fino in fondo la posta in gioco. E allora anche l'incontro di oggi mi sembrava e mi sembra una buona occasione per lanciare questo grande messaggio. Da parte mia tutto l'impegno per una battaglia politica che ritengo decisiva per il futuro del nostro Paese. Grazie e chiedo ancora scusa. Grazie all'onorevole Speranza. Voglio aggiungere un'altra cosa prima di dare la parola al professor Biesti. Ma, insomma, qualcuno potrebbe dire: ma voi adesso state ponendo queste questioni, eccetera, come se la differenza tra l'Italia del Nord, Centro-Nord, e l'Italia del Sud potesse nascere con questa autonomia rafforzata o federalismo differenziato. No, non c'è già la differenza. C'è già una differenza determinata da una serie di cose, da una spesa pubblica che continua a essere superiore al nord rispetto al sud, il che determina un livello di servizi al sud assolutamente più basso rispetto a quelli del nord, dal fatto che dal 2001, quando è partito il federalismo fiscale,
detto bene l'onorevole Speranza, sembrava il toccasana per qualsiasi cosa, faceva passare pure il raffreddore, federalismo fiscale, tanto ci siamo così invaghiti di questa cosa, che poi era solamente l'alternativa alla secessione che la Lega Nord voleva fare e che adesso, che non è più Lega Nord ma è Lega, ha capito che la secessione si può fare pure restando in Italia in maniera comoda, creando degli stati all'interno dello Stato, perché tutto sommato l'appartenenza all'Italia e il fatto che ci sia un sud molto utile da tanti punti di vista, compra i prodotti, manda i propri malati facendo arricchire la sanità del nord, eccetera, faceva molto comodo. Dal 2001 non sono stati determinati delle cose fondamentali che avrebbero dovuto esserci per creare, diciamo, un equilibrio fra le due parti del paese, tanto per cominciare i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, il che significa il livello minimo dei servizi al di sotto dei quali per Costituzione non si sarebbe mai dovuto andare, e non è stato neanche fatto la perequazione infrastrutturale, che è un'altra delle condizioni del federalismo. Su questa perequazione infrastrutturale, l'accordo che è stato la bozza di accordo del 15 febbraio dice un'altra cosa incredibile. Dice che per gli investimenti infrastrutturali le tre regioni interessate potranno attingere all'apposito fondo nazionale in automatico per avere una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti nelle loro regioni, trattenendo direttamente le somme, mentre il resto della penisola dovrà verificare anno per anno se ci sono soldi, si avanzano i soldi per il resto del paese. Capite? Hanno la precedenza e potranno automaticamente prendere questi soldi, quello che avanza poi resta al resto del paese, in un paese in cui c'è già un divario infrastrutturale che è almeno del 40%. Gianfranco Viesti ha scritto recentemente un articolo sul Mattino in cui ha dimostrato come dall'inizio del 2000 ad ora gli investimenti, per esempio, delle ferrovie dello Stato sono andati per l'80% al centro-nord e per il resto al sud, quindi si accentuerebbe questa cosa. Quindi è una situazione che già c'è e contro la quale già avremmo dovuto ribellarci. Qual è la differenza che ci potrà essere da ora in poi se passa tutto questo? Che diventa una divisione fra un'Italia primaria e un'Italia secondaria, non nei fatti, ma addirittura per legge. Il che mi sembra una cosa incredibile in un paese che si voglia definire ancora, se lo si può ancora definire, unito. Do la parola a Gianfranco Viesti. Grazie, buon pomeriggio. Nell'Europa di oggi può succedere qualsiasi cosa. E un primo ministro britannico, convinto per sua carriera politica personale di avere un facile successo, ha indetto un referendum sull'Europa invitando i suoi concittadini a votare per restare in Europa. I suoi concittadini, arrabbiati, nervositi, perplessi, hanno votato in maggioranza per uscire dall'Europa. E quindi il Regno Unito è in una situazione disastrosa, apparentemente senza via d'uscita, del tutto inimmaginabile solo 5 anni. E le principali autorità politiche della Catalogna sono in prigione, perché in quella comunità autonoma spagnola, come sapete tutti, il processo di riconoscimento di ulteriori competenze, cioè esattamente quello che sta avvenendo in Veneto, è poi divenuto un processo apertamente secessionista, c'è stato quello che c'è stato e dunque adesso c'è uno scontro che è passato per via giudiziaria. Gli analisti politici dicono che la circostanza che il partito neofranchista spagnolo veleggi verso il 15% dei voti è in diretta connessione con questo fenomeno. Perché dico questo? Perché purtroppo viviamo in un mondo nel quale alcuni processi si sa dove cominciano e non si sa dove finiscono, e alcune circostanze che siamo abituati a dare per garantite non lo sono più necessariamente. E in questo Europa di oggi, in questo quadro di oggi, che dobbiamo collocare questa vicenda, perché questa vicenda dell'autonomia differenziata viene da lontano, è molto profonda ed è qui per restare. Essa è espressione del fatto
che di fronte alla crisi pesantissima che ha colpito il nostro paese in tutte le sue regioni, all'abbassamento delle disponibilità dei servizi che c'è stato in tutte le regioni, alle difficoltà nella ripresa economica, una parte delle classi dirigenti di origine leghista, ma diffuse ben oltre il perimetro di quel partito, io non capisco, diciamo, quello si chiama Lega Nord, non mi risulta che abbia il partito abbia votato. Non è cambiato anche lo stato. Ha, come dire, elaborato un disegno sostanzialmente secessionista. Non secessionista di diritto, perché il referendum che il Consiglio regionale Veneto voleva tenere, volete voi che la regione Veneto diventi uno Stato indipendente, è stato proibito dalla Corte Costituzionale. E a differenza di quello che è successo in Catalogna, non l'hanno fatto lo stesso. Ma un disegno sostanzialmente secessionista, cioè nel quale ci si tiene insieme al resto del Paese per alcune funzioni generali, la politica estera, la difesa, ma sostanzialmente si diventa padroni a casa propria, si gestiscono le proprie risorse e i propri servizi, anche perché, come dire, in Italia è cresciuta notevolmente, molto al di là della sua effettiva realtà, la descrizione del Mezzogiorno come la terra dove non ne va bene una, dove gli ospedali non funzionano, le scuole promuovono tutti, una deriva culturale che ci ha colpito in questi ultimi 10-15 anni molto al di là della realtà, che ha innescato profondamente in tanti cittadini di quelle terre l'idea è che è giusto andarcene per conto. Allora è di questo che stiamo parlando, perché queste stesse norme sono state proposte, correggimi se sbaglio, nel 2007-2008 dalla Lombardia e dal Veneto all'allora governo Forza Italia Lega, che non l'ha manco preso in considerazione. Premesso che non ti correggerei manco se sbaglio. Vabbè. Non le ha neanche prese in considerazione, perché era un'epoca fa, perché era un mondo completamente diverso, forse anche perché Forza Italia diceva teneva l'unità nazionale meglio di altri che ci sono. Questo è lo scenario. Allora, di fronte a questo scenario, naturalmente le dichiarazioni stucchevoli che sentiamo, che questo porta alla responsabilità, che questo porta allo sviluppo, che l'autonomia fa bene a tutti, lasciano assolutamente il tempo che trovano, sono una cortina di fumo che nasconde questo fatto di grandissima importanza. E anche gli atteggiamenti, come dire, culturali, il fatto che il Presidente della Regione Lombardia dice che chi è contro questo progetto è un cialtrone, come dire, la dice lunga sui toni che si hanno preso piede in questa discussione. Una riprova di quanto sto dicendo è nella parte che non abbiamo ancora guardato nella discussione collettiva a sufficienza, ma che invece è il cuore dell'intera operazione, che è di che cosa stiamo parlando in termini di materia. Allora, qui stiamo parlando della rottura della scuola pubblica italiana, cioè della circostanza che le amministrazioni regionali hanno competenza concorrente sulle finalità della scuola. Guardate, questa è la cosa più importante di tutti, perché una parte non piccola di quelle classi dirigenti del nord-est, soprattutto Veneto ma anche Lombarde e anche Emiliano e di tutti quelli che li appoggiano, investono moltissimo, come dire, sulla formazione scolastica. Leggetevi Fernando Savater che cosa scrive dell'effetto che la regionalizzazione della scuola ha avuto sul sentimento di cittadinanza spagnola in quel paese. Naturalmente ci sono anche aspetti molto pratici, cioè i presidi diventano immediatamente dipendenti della regione, i professori possono scegliere ma sono allettati col fatto che se diventano dipendenti della regione hanno un contratto integrativo e comunque tutti i nuovi professori sono reclutati su base regionale, con norme, possibilità di mobilità che non conosciamo. Quindi a me basterebbe questo, perché questo progetto è un attacco frontale alla scuola pubblica italiana. Ha la stessa importanza che ha avuto la legge Casati, i grandi provvedimenti dell'inizio del Novecento. Ma questa è una
delle 23 competenze. Questo progetto cancella il Servizio Sanitario Nazionale, di cui abbiamo appena festeggiato i 40 anni, perché porta tutte le competenze esclusive nelle mani delle regioni. E dunque questo significa, ad esempio, ne dico una fra tanti, che le scuole di specializzazione saranno regolate diversamente regione per regione, quindi essere un chirurgo piuttosto che un pneumologo in Lombardia piuttosto che in Umbria non sarà più la stessa cosa. Queste norme cancellano tutte le disposizioni regolamentari e di standard in materia di ambiente ed ecosistema, lasciando alle regioni mano libera sulla tutta la normazione che si ritiene. E dunque sono, come dire, espressioni di una cultura per il quale la lotta al cambiamento climatico si fa in Basilicata o in Umbria o in Trentino a scala regionale e non a scala nazionale, che è largamente insufficiente perché è necessaria una scala europea. Queste disposizioni fanno sì che le regioni abbiano un vero e proprio potere di veto sulla realizzazione delle infrastrutture, non quello che diceva Speranza, cioè di interlocuzione, ma di veto sulle infrastrutture che passano sul loro territorio. E dunque immaginiamo di proiettarci 50 anni fa in questa situazione: per fare l'autostrada del sole bisognava chiedere il permesso all'Emilia per passare, se l'Emilia non lo dava non si poteva. Compenso, tutte le infrastrutture che incidono in queste regioni, strade, ferrovie, la Lombardia ha chiesto anche la stessa autostrada del sole, vengono regalate al demanio regionale, diventano di proprietà di quella regione, cosa che è già avvenuta nella disattenzione nazionale grazie al voto delle forze di maggioranza per tutti gli impianti idroelettrici che sono stati regalati alle regioni. Potrei continuare a lungo, ma qui c'è uno dei due grandi nodi della questione, cioè che questo processo è secessionista, è la secessione dei ricchi, perché scardina l'Italia. Chi l'ha detto che l'Italia è fatta lì per restare? È solo da 160 anni. Prima c'era altro. Diciamo, questa è una deriva lunga della storia con cui ci stiamo confrontando. La rinascita in forma nuova di istituzioni dentro le nazioni, a cavallo delle nazioni, nelle quali, come dire, si creano delle comunità economiche, culturali, di vicinanza molto molto forti. Incidentalmente c'è anche l'università in tutto questo, perché diciamo non abbiamo ammazzato abbastanza l'università del Mezzogiorno in questi anni con tutti i provvedimenti che sono stati fatti. Si mira anche alla regionalizzazione del fondo di finanziamento ordinario dell'università, per esempio. Questo è molto centrale, naturalmente questo scardina lo Stato e ammazza Roma, che è la nostra capitale, che avrà tanti difetti, i romani saranno antipatici, simpatici, ma è la nostra capitale che è cresciuta nel Novecento con il nostro paese, che ci rappresenta e che viene abbandonata nelle mani di poteri municipali che non hanno alcuna possibilità di invertire la situazione in quella città e viene, come dire, privata di rappresentanza, di potere e di risorse. In tutto questo, un aspetto collaterale ma molto importante è che insieme a tutte queste risorse, queste regioni chiedono anche tanti soldi, perché sono profondamente convinte che quei soldi siano loro. In un recente dibattito che ho avuto sulla 7 con l'assessore regionale all'istruzione della regione Veneto di Forza Italia, Donazzan, lei ha detto che era indignata del fatto che io dicessi che il Veneto si voleva prendere delle risorse nazionali, perché diceva quelle risorse sono nostre. Questa è una narrativa che ha preso molto piede sulla circostanza che le risorse siano di quelle regioni, che naturalmente lede completamente il patto di solidarietà nazionale. Ha un significato politico amplissimo, perché cancella la circostanza che pagare le tasse è un dovere di cittadinanza nazionale di tutti gli italiani
e avere la scuola e i servizi sanitari ad accesso gratuito è un diritto di cittadinanza di tutti gli italiani, che non c'è nulla che abbia a che fare con la regione. Questo l'ha detto chiaramente anche la Corte Costituzionale. Ma sapete, il processo va avanti grazie anche al governo precedente, che il 28 febbraio del 2018 ha regalato a queste tre regioni, perché c'è anche l'Emilia-Romagna, ha regalato a queste tre regioni una preintesa nella quale la secessione diventava anche finanziaria e veniva, come dire, scolpita nella pietra, perché c'era scritto in quelle intese che il finanziamento dei servizi e dunque il livello dei servizi sanità, scuola in ciascuna regione doveva essere correlato al gettito fiscale di quella regione, cioè se vivi in un territorio più ricco hai diritto a più servizi. Una posizione firmata da un sottosegretario PD del governo Gentiloni di Belluno, e che la dice lunga, diciamo, sulla pervasività di questo processo. Ora, come sapete, il presidente Conte ci ha detto che questa norma non ci sarà più, e nelle bozze che ci sono sono riapparse sul sito del Dipartimento degli Affari Regionali, è così, non c'è più. In compenso, all'interno di quelle norme, non entro nei dettagli perché sono tecnici, ci sono tutta una serie di meccanismi sostitutivi. Lino Patruno citava quello per gli investimenti, ma ci sono una serie di meccanismi sostitutivi per arrivare allo stesso, sostanzialmente allo stesso. Ci sono clausole di garanzia per le regioni che sottoscrivono e ci sono anche degli aspetti attenti. Diceva bene Speranza, non metterla troppo sul nord-sud, perché se tutte le regioni facessero questo, diciamo, a parte il riparto dei soldi fra di loro, ciascuno tratterrebbe una parte del proprio gettito fiscale e dunque, come dire, il nostro ministro dell'economia sarebbe totalmente impotente, perché a fronte del debito pubblico nazionale, di cui nessuno parla, che rimarrebbe nazionale, non avrebbe più materie, non avrebbe più le risorse. Cosa avrebbe? Il 50%, il 60% delle risorse che adesso ha per tenere l'esercito, come dire, la polizia, e per far fronte al debito pubblico. Tutto questo naturalmente si incrocia molto col fatto che l'attribuzione di queste risorse avverrebbe sulla base di fabbisogni. Questo tengo a precisare che non ha proprio niente a che fare con l'efficienza, con la responsabilità, con gli ospedali, queste litanie del presidente del Veneto a cui si dà troppo conto sul fatto che le siringhe costano troppo, è solo fumo, non c'entra assolutamente. I fabbisogni sono una misura quantitativa, quante ore di lezione per ogni studente. Naturalmente in questo ambito sono dei criteri di riparto, cioè non è che possiamo finanziare tutti i fabbisogni perché non abbiamo i soldi in Italia, quindi si determinano i fabbisogni di ognuno e si ripartiscono le risorse. La storia del riparto dei fabbisogni in Italia è tristissima, perché questa storia viene da lontano e perché negli ultimi anni sono stati stabiliti i fabbisogni dei comuni in maniera fortemente penalizzante per i comuni del Mezzogiorno. Sono state riviste tutte le normative sul finanziamento dell'università attraverso indicatori di costo o fabbisogno, è la stessa cosa, in maniera fortemente penalizzante per le università del Sud, destinate a, diciamo, un processo storico di, diciamo, riduzione qualitativa e quantitativa, a cominciare da questa università, e è avvenuto anche nella sanità, dove è molto più complesso, ma, come dire, si gioca molto sulla mobilità dei pazienti, sul finanziamento della mobilità dei pazienti, sulla dotazione di posti letto in relazione alla mobilità dei pazienti. E dunque, come dire, l'aspetto finanziario resta tutto in piedi. Vi è infine l'aspetto procedurale, per cui, diciamo, Lino Patruno giustamente usava delle parole un po' forti, perché l'idea iniziale scritta sulle carte era che dopo una trattativa segreta tra il governo e le tre regioni, il frutto di questa trattativa, cioè il testo dell'intesa, sarebbe stato approvato in Consiglio dei Ministri con delega al Presidente del Consiglio a firmare l'intesa. Una volta firmate queste intese, esse sarebbero state portate in Parlamento sulla base di una prassi
applicativa dell'articolo 116, ci sono fatto la cultura giuridica queste settimane, mutuata dagli accordi fra lo Stato con le confessioni religiose acattoliche, la sostanza è che il Parlamento poteva dire sì o no. Nel momento in cui il Parlamento diceva sì, ogni potere sarebbe passato, passerà a queste commissioni paritetiche che Lino Patruno evocava, che avrebbero uno sconfinato potere extraparlamentare di regolamentare tutte queste materie e di applicare tutti gli indicatori finanziari, sapendo bene che, essendo la procedura con la quale una legge si disfa uguale alla procedura con la quale una legge si fa, per cambiare queste intese ci sarebbe voluto, ci vorrebbe l'assenso della regione, che ovviamente, diciamo, come dire, è come dire chiedere al cuoco di risparmiare il cappone. E sapendo che la materia non può essere oggetto di referendum abrogativo e sapendo che sono solo possibili dei ricorsi alla Corte Costituzionale, in previsione dei quali l'attuale governo ha provveduto a nominare come giudice costituzionale il costituzionalista che più ha sostenuto le posizioni del Veneto anche nelle nei giudizi presso la Corte Costituzionale. L'avvocato del Veneto, come dire, è passato nella Corte Costituzionale. Tutto questo avviene in un quadro politico-culturale complesso. Qui ci sono Michele Emiliano, Francesco Paolo Sisto, ha già parlato Roberto Speranza, e quindi non sta certamente a me entrare nel merito. Tuttavia, nel quale ci sono silenzi, omissioni, balbettii molto forti. Per esempio, io trovo veramente sorprendente la circostanza che gli imprenditori pugliesi non abbiano trovato un minuto per dire niente su questo, anche perché non c'è tutto quello che vi ho detto, ma c'è anche la totale regionalizzazione di tutte le incentivazioni per le imprese. Diciamo, il tema riguarda molto le imprese. Nulla, un silenzio molto forte. Devo dire, mi dispiace molto, ma Napoli è molto più vivace di Bari, devo dire troppo vivace per certe affermazioni di alcuni politici, ma è molto più vivace. D'altra parte, questa è la città in cui si va al Palace a mangiare con Salvini, e come dire, noi cittadini del sud non possiamo dimenticare che una fetta delle nostre classi dirigenti, userò la parola di Fontana, sì, quella parola, sono cialtrone e disposte a mettersi sul carro di qualsiasi vincitore, anche quello che si è sputato in faccia fino a un anno prima. Questo non c'entra nulla, essendo io un liberale, come dire, sono totalmente rispettoso di qualsiasi opinione politica, ma non c'entra nulla con la circostanza di diventare, come dire, aiutanti di un movimento politico che è sempre stato, è e rimane profondamente antimeridionale. La situazione dei partiti è molto interessante, comunque sia, perché solo la Lega è decisa e compatta. Nel Movimento 5 Stelle, come dire, c'è un'iniziale discussione, non mi permetto di dire nulla, mi spiace moltissimo che il Presidente della Commissione Affari Costituzionali non stia bene proprio oggi, perché sarebbe stato molto importante il suo contributo. All'interno di Forza Italia ci sono opinioni molto diverse, all'interno del Partito Democratico ci sono opinioni molto diverse, e quindi, come dire, su questo tema cruciale per il futuro del Paese, la politica non c'è. Si parla moltissimo della TAV, che è un'opera molto importante sulla quale si ogni giorno sui giornali si può essere d'accordo, contrari, parzialmente favorevoli. Qui parliamo delle norme per tutte le infrastrutture future, quindi con tutto il rispetto della TAV. E dunque noi cittadini del sud abbiamo un colossale problema di rappresentanza, nel senso che nessuno, ben pochi, rappresenta. Devo dire molto francamente che non è questione delle regioni, perché diciamo, le regioni hanno una posizione loro, le amministrazioni regionali hanno una posizione loro, il processo comunque comporterebbe un enorme accrescimento del potere di intermediazione e di gestione delle amministrazioni regionali, su cui si può essere favorevoli o contrari, ma rispetto al quale
come dire, gli amministratori regionali ne sarebbero fortemente beneficiati. E dunque, come dire, concludo dicendo che in Europa, in Italia, di oggi può succedere qualsiasi cosa, anche appunto che si parta con che qualche cittadino parta con raccolte di firme che possono avere un loro significato e che si crei, come dire, un processo di mobilitazione politico-culturale di cui qualche primissimo segnale c'è. Nelle scuole vi è un'azione sindacale che sta nascendo di tutti i sindacati d'accordo, in tutta Italia, a difesa della scuola pubblica italiana. Nella sanità vi è un movimento che ha fatto molto innervosire Zaia, molto interessante da parte di tutte le professioni sanitarie nel loro rapporto con la regione. Le università, come al solito, sono molto addormentate, ma mi auguro che anche nelle università, come dire, sorga questo processo, perché chi non ha rappresentanza se la deve dare in qualche modo. Molto molto importante è la posizione dei sindaci, anche perché questo processo che usa strumentalmente l'ente regione interviene in un paese come l'Italia, che è stato molto più sempre un paese di città che di regioni, e crea, come dire, una sovrastruttura regionale molto molto forte nel rapporto Stato-Regioni-Città. Nessuno ha la ricetta magica, ci vuole equilibrio, ma in questo caso, diciamo, una delle infinite effetti collaterali di questo processo è di schiacciare fortissimamente le città. Se ne è accorto il sindaco di Milano, che si è espresso due volte fortemente contro questo progetto, se ne è accorto il sindaco di Bologna, che si è espresso fortemente contro questo progetto. Spero, come l'ho invitato più volte a fare, che se ne accorga anche il sindaco di Bari, al quale personalmente auguro ogni fortuna, che però, come dire, ha una responsabilità insieme agli altri sindaci del nostro territorio. Però, e tutto questo perché, come diceva Speranza, e sono molto d'accordo e concludo, non vi è dubbio che vi è una componente nord-sud di cui non si può non tenere conto, e cioè ti insultano, ti vogliono togliere i soldi, ti vogliono togliere più potere e pretendono pure che stai zitto. E quindi, come dire, la protesta del sud mi sembra molto opportuna e importante. Tuttavia è vero che, come dire, questo processo si potrà fermare solo se diventerà, come dire, il patrimonio, un patrimonio di cittadinanza degli italiani che va al di là dei confini. Quindi un programma molto vasto, molto difficile, che va contro, diciamo, la circostanza che questo processo sta seminando veleno in Veneto, dove c'è tantissima gente convinta che noi qui siamo solo dei parassiti sfaticati, sta seminando veleno, un po' meno perché sono un po' più vaccinati, in Lombardia, in Emilia, e sta seminando veleno qui. E quindi, come dire, si sta avvelenando, è molto presto, ma in Europa oggi può succedere qualsiasi cosa, quindi anche a questo bisogna stare molto molto attenti. E quindi, come se ci esortava a fare Patruno, diciamo, tenere forte l'attenzione, tenere molta la discussione. C'è stato un rallentamento che è stato ottenuto da quattro scamiciati contro, diciamo, le forze coalizzate e da qualche organo di stampa. E questo rallentamento non significa nulla, forse significa, ma non sta a me dirlo, che si scavallano le elezioni perché 5 Stelle e Lega percepiscono, diciamo, un costo opportunità politico molto forte se al sud viene fuori questa storia, ma dopo le elezioni saremo punte da capo, perché questa storia è qui per restare, è qui per restare, e dunque rispetto alla quale non valgono, secondo me, qualche posizione tattica, sì, prendiamo anche noi un pezzo di autonomia, ci confrontiamo, ma, come dire, va fatta una discussione politica alta che non può che partire da fermare questo processo. Questo processo va fermato, dopodiché si deve, naturalmente, perché l'Italia non funziona, come sappiamo perfettamente, ripensarla, ma si deve ripensarla, come dire, con spirito e animo nazionale, guardo Mastroleo, mi viene la parola risorgimentale,
No, perché lui diciamo sia di quell'epoca, ma perché dire, mi sembra Gianvito è una di quelle classi dirigenti che per fortuna ci sono, che non vanno alle cene e che si occupano e che organizzano questi temi, come dire, riprenderla in quel senso. So che non è facile, però quantomeno so che è interessante, però è il percorso che abbiamo davanti a noi. Diciamo, da un lato fermare questo non sarà facile, perché incrocia la politica di questi tempi, e se i due partner di governo vogliono durare si devono mettere d'accordo su questo, e se si mettono d'accordo su questo, tenete presente che alcuni dicono finito il 70%, abbiamo raggiunto il 70%, basta il 7% di quello che hanno proposto per scardinare tutto, quindi bisogna stare molto molto attenti e diciamo discuterne insieme, provando dunque a far rinascere, come dire, una rappresentanza dal basso dal sud, ma tessendo queste reti con i nostri amici, i nostri colleghi in tutto il paese, perché diciamo la risposta non può essere territoriale, ma deve essere la risposta del mondo della scuola, del mondo dell'università, del mondo della salute, che ancora crede che sia utile e opportuno, diciamo, essere un paese unito e forte, molto decentrato, molto, con molti poteri delegati, non c'è dubbio, ma un paese unito e forte, perché nel mondo d'oggi è meglio per tutti tenere vive gli aspetti di interesse e anche di idealità che ci legano, piuttosto che andare ognuno per la sua strada, perché il rischio c'è. Grazie a Gianfranco. Sapete cosa mi fa particolarmente rabbia? Cioè, noi stiamo facendo tutta questa questione, per fortuna, senza poterne prevedere gli esiti, laddove se gli esiti fossero positivi, nel senso non si arrivasse a questa situazione, a questa spaccatura dell'Italia, per legge, resterebbe la spaccatura di fatto. Cioè, non è che noi abbiamo, risolveremo qualche problema, ripartiremo da zero per un'Italia che già è duale, diciamo il paese più duale e più diviso che esiste in Europa, che non ci sono altre situazioni. E poi il rischio è che se questa battaglia fosse vinta si arriverebbe a considerare la situazione precedente come un fatto quasi ottimale. E invece, secondo me, questa dovrebbe essere l'occasione per rimettere tutto in discussione, per, non solo per abbattere un tentativo che si sta facendo di dividere in questa maniera per legge d'Italia, ma anche per porre le basi per ridiscutere di tutto, per esempio riuscire ad ottenere quello che il famoso federalismo, che è figlio di una parte politica, ma è figlia anche di un'altra parte politica che ha fatto una riforma della Costituzione furbescamente per tentare di prendersi i voti della Lega Nord, e poi ha creato le basi di questa situazione. Ciò che del federalismo non è stato realizzato, cioè quello che ho detto prima, i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni e la perequazione infrastrutturale. Fatto questo, si può discutere di tutto, si può discutere di tutte le autonomie, perché non avrebbero il pericolo che hanno adesso, e si può discutere pure dei residui fiscali, che a quel punto non so se converrebbero a chi adesso sta pretendendo di utilizzarli per proprio conto. Una cosa, e passo subito la parola al Presidente Emiliano, perché immagino che sul suo intervento si possa aprire anche un ulteriore dibattito. La cosa che mi fa rabbia è che finora, con i governi che ci sono stati, eccetera, insomma, un impegno, sia pure elettorale, ad avere il Sud alla testa delle nostre attenzioni, alla testa dei nostri pensieri, eccetera, c'è sempre stato. Poi magari non era realizzato, senza il magari, però diciamo un impegno di questo genere c'era. Adesso, l'ha detto anche Gianfranco, si ha quasi l'idea che si consideri la situazione come definitiva, una situazione per la quale non c'è più niente da fare, che il Sud deve restare così perché non solo non c'è più niente da fare, ma non vale la pena fare più niente per le sorti future dell'Italia. E quindi, siccome non vale la pena fare più niente, non si fa più niente. Questo per nascondere l'alibi che
non c'è un unico provvedimento a favore del Mezzogiorno che sia stato preso da questo governo, c'ha vita breve, ma insomma quello precedente ci ha lasciato con quell'accordo quasi clandestino fatto dal governo Gentiloni, che è stata la base poi di tutte queste pretese del Veneto, della Lombardia e della Emilia. Presidente Emiliano, lei ha avuto una posizione particolare su questo argomento che ha sorpreso molti, forse ha sorpreso perché non è stato completamente capito, perfettamente capito. Se non mi sbaglio, e mi corregga, lei ha detto in un'intervista al Libero che quando si parlerà di queste cose, di autonomia, io voglio stare lì, non voglio essere tagliato fuori da queste decisioni che si possono prendere. Il problema è che queste decisioni venivano prese clandestinamente, non in una sede pubblica, non diciamo in un momento in cui si confrontavano tutte le regioni con lo Stato e tutte le regioni fra di loro. E quindi questo, diciamo, poteva sembrare una sua aspirazione che poi non avrebbe potuto avere corrispondenza con la realtà. E poi in questa sua intervista lei non ha mai citato il residuo fiscale, che diciamo poi è l'elemento fondamentale di tutto questo. Quindi se ci definisce la sua posizione ci dà argomenti di dibattito come presidente di una regione importante. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e soprattutto complimenti per l'iniziativa, perché credo sia la prima iniziativa. Io ormai non sono più iscritto a nessun partito politico, però è singolare che nessuna forza politica si sia, diciamo così, misurata con il compito di aprire un dibattito, anche perché sono tutti in un enorme imbarazzo, nel senso che la norma di cui si tenta di fare applicazione è una norma, voluta dal centro-sinistra. La riforma del titolo quinto è stata introdotta in quel tentativo un po' patetico di limitare il danno dopo il nostro, perché noi purtroppo in questo paese si governa con la consapevolezza che perderai le elezioni successive, perché non ci riesce quasi nessuno, anzi non mi risulta che ci sia mai riuscito nessuno a vincere due volte di seguito le elezioni. Quindi noi eravamo convinti di avere perso le elezioni, per limitare i danni introduciamo nel 2000 questa norma. Devo dire assieme ad altre, perché la riforma del titolo quinto è la riforma che ha impestato la Corte Costituzionale di una valanga di ricorsi che riguardavano le cosiddette materie concorrenti. Vabbè, ma questo è un'altra storia. Naturalmente l'imbarazzo alla discussione politica chiara è assoluto. Vabbè, in alcune forze politiche, per quanto importanti, è stato impossibile discutere di qualunque argomento. Questo ve lo voglio dire. Figuriamoci di una vicenda come questa, che spaccava per esempio il Partito Democratico, tra il Partito Democratico del Nord e, ammesso che esista, il Partito Democratico del Sud, perché la determinazione con la quale il Nord si muove, e lo ha detto bene il Nino Patruno, si muove sempre in tutte le vicende, soprattutto quella sanitaria. Qui c'è Vincenzo Pombo che me lo confermerà, e credo sia oggetto stato, insomma, ce ne siamo accorti anche sulla viva carne pochi giorni fa, di come si comportano già in questa maniera, e c'è già uno sbilanciamento totale, lo ha scritto il professor Viesti, nella finanza ordinaria dello Stato tra nord e sud, dal punto che quei governi, lo dice sempre il professor Viesti, che sono riusciti qualche volta a invertire, e lui credo facesse riferimento esclusivamente ai governi D'Alema e Prodi, se non ricordo male, a Bolini, il Mezzogiorno, studiato anche, sono gli unici governi che hanno provato e hanno obiettivamente accorciato questa. Gli altri non ci sono riusciti, gli altri hanno continuato ad avere diciamo sostanzialmente un atteggiamento che non è diverso, cioè non è che la Lega si comporti diversamente dagli altri partiti col Mezzogiorno, eh? Tutti quando vengono a fare campagna elettorale qui si comportano in una certa maniera, poi nella sostanza tutto rimane uguale, perché quando si prova a
rinegoziare il Fondo Sanitario Nazionale, si trova sempre una regola che finisce per tenere la gran parte delle risorse al nord. Voi immaginate che se per miracolo la Campania e la Puglia dovessero recuperare come stanno recuperando, e quindi non so che cosa stiamo rischiando da questo punto di vista, recuperare la mobilità passiva, cioè evitare che i nostri pazienti vadano a curarsi al nord, la sanità della Lombardia o del Veneto o dell'Emilia vanno in default, cioè ci devono restituire i letti, i dipendenti, e questo insomma ve lo potrà confermare chi è certamente più esperto di me. Cioè loro hanno una superfettazione generale di servizi, asili nido, insomma qui ci sono fior fiore di meridionalisti, che Lino è certamente uno di questi, che si stanno impegnando per spiegare, ed è per spiegare questa situazione, ed è quello che è oggi. È evidente che noi stiamo provando con la tecnica dei più deboli e dei non strutturati. Vi ricordo che quando appena eletto presidente provai a costituire il coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, il mio partito, il mio presidente del Consiglio si opposero fermamente, perché si riteneva pericoloso che le regioni del sud avessero delle politiche comuni. E questo ovviamente fino a quando non si è aperto il dibattito sulla riforma costituzionale, che è stata un po' l'inizio, per dare delle spiegazioni, è stato un po' l'inizio della nostra riflessione, perché in contraddizione con credo che molti iscritti al Partito Democratico o elettori del Partito Democratico abbiano votato no al referendum costituzionale. Almeno, penso che siano stati molti. Questa è l'impressione che ho. E quindi io ero sicuramente tra questi, l'ho fatto in modo, diciamo, il più discreto possibile, non ho fatto iniziative di nessun genere, ma dalla faccia si capiva che non avrei votato sì. E quindi io sono uno di quelli che è convinto, credo per un'antica storia della sinistra italiana, che se decidi vicino al luogo dove poi la decisione svolge i suoi effetti, governi un po' meglio. Dai la possibilità ai cittadini di rendersi conto che fine fanno i soldi che prelevi e soprattutto di controllare quello che accade. Il regionalismo per un paese come l'Italia è sicuramente preferibile al federalismo, perché il federalismo è un'operazione politica molto complessa. Il regionalismo sta un po', diciamo, è un po' come l'Unione Europea, è una costruzione molto originale, che non è uno Stato federale, l'Unione Europea non è uno Stato federale, è una costruzione molto originale che consente alle regioni di fare molte cose in autonomia, fermo restando ovviamente che esiste per giurisprudenza della Corte Costituzionale una clausola detta di supremazia che consente comunque al governo, laddove lo ritiene, in tutte le materie, di imporre la propria visione delle cose. Quindi non è un meccanismo, diciamo così, che non consente le visioni unitarie, anche nelle materie esclusive, laddove ovviamente l'intervento dello Stato segua la giurisprudenza della Corte, che, devo dire per onestà, la riforma costituzionale bocciata dal referendum inseriva in Costituzione la clausola di supremazia, e che oggi invece è il frutto solo di un'elaborazione giurisprudenziale, il che obiettivamente in alcune materie, condivido l'opinione del professor Viesti, che consentire alle regioni in via esclusiva di fare le politiche energetiche o infrastrutturali o sulla scuola è un delirio. È un delirio anche pericoloso per l'unità d'Italia, e il disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri è sostanzialmente inaccettabile nella sua struttura, anche perché, come abbiamo detto, non è il frutto di una discussione della conferenza delle regioni, delle 15 regioni a statuto ordinario che, valutando il desiderio di talune, hanno condiviso il DDL. Siamo riusciti solo di recente a ottenere dal presidente Bonaccini, che è che è il presidente di una delle regioni che ha presentato il proprio disegno, a ottenere una discussione che avverrà mercoledì in conferenza delle regioni.
ma prima di quel momento c'era un atteggiamento generalizzato di non discussione di questo argomento. Ecco perché l'unica strada per essere presenti al tavolo di quella discussione era provare a presentare una propria proposta di autonomia differenziata, conclusione alla quale è arrivato di recente anche il presidente De Luca. Devo dire, io ho incontrato il sindaco di Napoli, sia pure in modo molto discreto, per discutere della stessa cosa, perché il sindaco di Napoli poneva, devo dire, cosa che dovremmo discutere anche col sindaco di Bari, visto che è il presidente dell'ANCI, il problema di come quel disegno strozza il ruolo delle città metropolitane, che invece sono state fortemente rivalutate. Addirittura nel patto per il Sud le città metropolitane del Mezzogiorno sono state soggetto, diciamo intermedio, diciamo così, dei fondi e dei finanziamenti dell'FSC, con una propria autonomia strategica che dall'autonomia rafforzata verrebbe completamente eliminata. Mercoledì quindi si gioca una partita importante. Non nascondo di avere proposto ad uno dei candidati al congresso del Partito Democratico di convocare in un unico luogo tutte le regioni a statuto ordinario. Ovviamente non solo i presidenti, perché questa non è una materia di competenza degli esecutivi regionali, ma è di competenza dei consigli, nel senso che insomma, è ragionevole dal punto di vista proprio tecnico, basterebbe forse anche una delibera di giunta regionale, però sinceramente non credo che nessun presidente azzarderebbe mai a presentare la propria proposta di autonomia rafforzata ai sensi del 116 comma terzo senza avere la ratifica della propria maggioranza. Ed è la situazione nella quale a un certo punto, devo dire, mi sono trovato anche io, perché la confusione generale di questa cosa ha spaventato prima i sindacati, poi i soggetti intermedi, poi la gran parte dei miei collaboratori. Quindi si è aperta una discussione, siccome al di là di quello che si dice io non sono affatto uno che ama imporre il proprio punto di vista, ma anzi ascolto con enorme attenzione tutto ciò che mi si dice. Bellino è stato certamente tra quelli che mi ha fatto riflettere di più, assieme a molti dei miei consiglieri gratuiti, si chiamano così, sono una specie di coscienza critica del Presidente che fa parte proprio della struttura organizzata della Presidenza, che è organizzata con decine di eminenti personalità che ovviamente in una chat piuttosto vivace hanno aperto un meraviglioso dibattito che, non nascondo, è stato molto utile a farmi riflettere su molte delle questioni di cui adesso vi dirò. Quindi, nella sostanza, la posizione attuale della Regione Puglia, che io mercoledì presenterò alla conferenza delle regioni, è questa. Noi non possiamo consentire che un disegno di legge del genere sia negoziato esclusivamente in via individuale dalle regioni proponenti con il governo. Noi abbiamo bisogno di conoscere quel disegno di legge, le altre regioni, dobbiamo decidere se partecipare o non partecipare anche noi con nostre proposte e soprattutto dobbiamo, sulla questione del residuo fiscale, essere chiarissimi. Se nel disegno di legge qualcuno tocca la questione del residuo fiscale, il disegno di legge è incostituzionale in modo automatico, perché il residuo fiscale non è oggetto del 116,3, cioè non può essere considerato. Il residuo fiscale non può essere alterato per la Costituzione della Repubblica vigente. Il fondo di solidarietà è quello e non può essere toccato. Questa è la mia personale convinzione, ma credo sia la convinzione anche della Corte Costituzionale. Quindi, se poi vogliamo andare avanti, ma questa è una mia personale convinzione, un'autonomia rafforzata potrebbe essere utile se fosse uguale per tutte e 15 le regioni a statuto speciale. Cioè, in alcune materie potremmo decidere, bisogna rifletterci bene, però a quel punto diciamo, ci avvicineremmo alle regioni a statuto speciale che in alcune materie hanno già questi poteri particolari, oltre ai relativi budget. Perché? E poi concludo, perché non voglio
non voglio complicare molto, voglio lasciarvi, diciamo, uno schema semplice e facilmente memorizzabile. Perché la Costituzione ha questo principio: è possibile delegare altri poteri agli organi, diciamo, la Costituzione è fatta da comuni, province, regioni e Stato. È possibile la delega da un livello all'altro. Il principio è che la delega va col budget relativo, addirittura persino col personale in qualche caso. Questo non lo dice la Costituzione, ma viene interpretato in questa maniera. Per esempio, la Regione Puglia ha delegato alle province, finché esistevano, perché poi, diciamo la verità, la confusione gigantesca che è stata compiuta con quello sgorbio di riforma delle province, che ha eliminato gli unici poteri di area vasta di cui disponevamo, cioè nel periodo in cui tutti si accorgevano della necessità dei poteri di area vasta, questi poteri di area vasta sono stati eliminati con uno sgorbio pieno di arroganza, perché si dava per scontato che avrebbero vinto il referendum e che quindi le province sarebbero state abolite. Cioè, proprio bisognerebbe fare uno studio freudiano di questo tipo di legislazione. Ovviamente io lo dico a mia scusante, perché avendo fatto, diciamo, battaglie inenarrabili, diciamo, contro questo schema psichiatrico, è evidente che, insomma, è veramente drammatico. E quindi, in linea teorica, noi dovremmo spostare i budget relativi alle competenze che divengono esclusive dal centro alle regioni. Se lo facciamo in modo condiviso, con un unico disegno di legge, su materie limitate, non su tutte 23, alcune di queste sono identitarie della Repubblica Italiana. Sinceramente, la scuola pugliese è una tentazione, perché per come stanno combinate le scuole italiane, le scuole pugliesi, ci mancano 2.200 insegnanti, per come stanno combinati gli asili nido, i servizi, per come il diritto delle donne al lavoro e all'autonomia è pregiudicato nella nostra regione, che è la migliore delle regioni del Mezzogiorno. Voi non potete neanche immaginare come è ridotto il resto del Sud. La tentazione di negoziare su uno schema nuovo, cioè livelli essenziali di prestazione amministrativa, che credo si chiamino LEP, costi standard e riallocazione della risorsa, con il principio a parità di obiettivi, i LEA in sanità, tu mi dai le stesse armi, parità delle armi a parità di obiettivi, vuoi che io raggiunga determinati LEA? Come può essere che io e l'Emilia Romagna, la Puglia, l'Emilia Romagna mi sto identificando, bravo. Come può essere che la Puglia raggiunga gli stessi livelli essenziali con 15.000 addetti in meno e 700 milioni tra fondo sanitario in meno e la mobilità passiva? Cioè, è che è così. Mio padre diceva Chabernet, doveva essere un mago dei suoi tempi, ma non so chi sia esattamente Chabernet. Ma noi ci stiamo riuscendo, ma non so manco io come stiamo facendo, sottoponendo il personale della sanità letteralmente ai salti mortali, perché fanno lo stesso lavoro in molti in meno, con ovviamente una serie di conseguenze che potete facilmente immaginare. Quindi, in definitiva, la divisione tra nord e sud che esiste, lo dico veramente senza polemica e con grande rispetto, quando mi sono permesso di dire durante un evento della CGIL, voi sapete quanto io sia legato al sindacato in generale e in particolare alla CGIL, dissi: ma la CGIL è anch'essa a trazione nordista. Lo dicevo come una constatazione. Dopo Di Vittorio non c'è stato nessun segretario del Mezzogiorno, e soprattutto è un sindacato ovviamente con una fortissima difficoltà su queste materie. Eppure la CGIL, devo riconoscere, e in questo c'è la grandezza di una tradizione politica e sindacale, eppure la CGIL ha avuto il coraggio di prendere una posizione nettamente contraria, almeno fino a Susanna Camusso. Adesso Landini penso che stia proseguendo questa impostazione, e quindi oggi a Barbagallo della UIL ho detto, mi sono congratulato per il risultato della manifestazione del 9,
Di Maio ha deciso di riceverli, quindi per ragionare del, diciamo, di tutto il sistema pensionistico, perché dopo una serie di promesse, diciamo così, la cosa ha assunto livelli veramente pazzeschi, e credo che sarà necessaria, nel caso in cui non si trovi una soluzione condivisa mercoledì, sarà necessario prendere un'iniziativa forte. Anche stanando i partiti della sinistra, che sono, come dicevo, in parte responsabili di aver inserito la norma, e adesso sono responsabili perché, essendo divisi nel posizionamento politico, cioè non sanno... Romagna, Michele, il problema dell'Emilia Romagna, quello lì. Però voi sapete che... Ma lui, essendo emiliano... Voi sapete bene che il problema non è solo l'Emilia Romagna, il problema è il Piemonte, perché il Piemonte si accinge ad avanzare la richiesta. E per il PD del Nord il giudizio sul Sud non è molto diverso da quello delle altre forze politiche, come Sisto potrà confermare dentro Forza Italia. Ci guarda, no, in Forza Italia sono tutti meridionalisti, quelli di Forza Italia. Quindi noi abbiamo un problema anche di rilegittimazione, perché la Puglia in questa battaglia, e chiudo, è centrale, perché la Puglia è l'unica regione stimata anche dai leghisti, questo lo sanno tutti, tutti si chiedono come abbiamo fatto a fare quello che a fare questo cammino negli ultimi anni, perché i numeri della regione Puglia sono gli unici numeri dal punto di vista aziendale, permettetemi questo termine che non condivido, i numeri della regione Puglia sono tutti straordinari, compresi i livelli essenziali di assistenza che quest'anno hanno toccato la punta massima della storia della Puglia, il che ovviamente non è una risposta che posso dare a coloro che stasera aspetteranno troppo ad un pronto soccorso, non è che gli posso dire come faceva Renzi, dice ma siamo alti con i livelli di assistenza, che chiede, dice state zitti, perché sennò, perché non è questo che possiamo rispondere, noi dobbiamo rispondere, guardate sto provando a fare le assunzioni, se con risparmio della spesa farmaceutica, perché questa è la condizione che mi hanno messo, mi faranno fare le assunzioni in modo che io posso mettere un medico in più al pronto soccorso e abbassare l'attesa. È come gli autobus, se ho più chilometri per finanziare le linee, aspetto di meno la fermata. E non c'è nessun sindaco che, avendo i chilometri a disposizione, fa arrivare meno autobus alla fermata. E se vi devo dire tutto, sul trasporto pubblico il Mezzogiorno è fortemente pregiudicato rispetto al Nord. Anche su questo, sui magistrati, vi devo dire qual è l'organico dei magistrati in Puglia? Vi devo dire qual è l'organico delle forze dell'ordine? Gli insegnanti, ve l'ho già detto, che altro devo dirvi? È già tutto sottodimensionato. La questione meridionale non è che ce la siamo inventata perché c'è l'autonomia rafforzata. La questione meridionale è una questione non risolta. E Lino Padruno e moltissimi altri valorosissimi intellettuali meridionali si sono sforzati di spiegarlo, professor Riesti è certamente tra questi. Mi auguro che questa discussione, che ha, devo dire, anche un profilo, come ho detto all'inizio, teoricamente condivisibile, più autonomia alle regioni, io ci sto, ma più autonomia alle regioni, che non sia l'ennesimo trucco come l'età dei cittadini per dargli più soldi o addirittura allocare il fondo sanitario nazionale in base alla mobilità o all'età della popolazione, tutto quello che conviene al Nord diventa la regola. Allora proviamo a fare costi standard, livelli essenziali di prestazione amministrativa, e proviamo a riaggiustare l'Italia. Voi dite che al governo del cambiamento questa cosa interessa, questa posizione, perché temo che il nostro interlocutore unico in questa materia non saranno gli altri partiti, ma saranno quelli del governo, lo ha detto il professor Viesti. Qua gli unici che ci stanno dando un poco retta su questa storia sono quelli del Movimento 5 Stelle. Credo non per simpatia nei miei confronti o nei confronti del professor Viesti, ce la stanno dando perché si sono resi conto che la gran parte dei voti li hanno presi nel Sud. E quindi temono che dal giorno dopo noi usciamo dagli spogliatoi e, come è accaduto per l'Ilva, come è accaduto per la TAP, come è accaduto per altre questioni, gli saltiamo addosso. Cioè, nella sintesi, a noi non ci fila ancora nessuno. Qualcuno ci ha filato in passato,
qualche governo di centrosinistra, qualche governo che devo dire aveva un'impostazione completamente diversa da quella dei governi di centrosinistra più recenti, perché persino l'intesa finale, quella che poi ha consentito alle regioni di essere la Lombardia, non è stata firmata dal governo Conte, è stata firmata dal governo Gentiloni. Ecco perché siamo in imbarazzo ed ecco perché possono parlare pochissime persone. La Puglia è certamente una delle regioni che può parlare. Grazie. Voglio fare... Onorevole Sisto, attenda. È impaziente. Voglio fare una battuta così di fiducia. Non so, chi è che lo diceva? Non è che una situazione di difficoltà si può trasformare in una opportunità in questo momento? Esatto. Vediamo. Allora, prima di andare avanti con l'onorevole Sisto impaziente, vi devo leggere un intervento che ci ha mandato l'onorevole Brescia, che è importante non fosse altro, probabilmente anche per il contenuto, perché è il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. E quindi se c'è un dubbio di costituzionalità su questa cosa, lui è uno che se ne deve occupare. Allora, gentile presidente Mastroleo, mi dispiace molto non essere presente a questo incontro promosso dalla Fondazione Di Bagno, ma come sanno i colleghi Sisto e Speranza, quella appena trascorsa non è stata per me una settimana semplice per motivi di salute non ancora risolti. Ci tengo comunque a portare il mio contributo in forma scritta alla discussione, consapevole dell'importanza e della delicatezza dell'argomento. Il tema dell'autonomia alimenta aspettative e paure, illusioni e sospetti. Anche per questo merita di essere affrontato con cautela, con un dibattito ampio nel Parlamento e soprattutto nel Paese. Con questa convinzione ho da tempo pubblicamente espresso l'esigenza di individuare un percorso parlamentare che coinvolga tutte le commissioni di merito e che parta dagli schemi di intesa con le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, aprendo dunque ad una loro emendabilità in qualche forma. Siamo infatti di fronte ad una procedura totalmente nuova, certamente prevista dalla Costituzione, ma mai definita nel dettaglio. Una procedura che, non ho paura di dirlo, porterà ad una riforma costituzionale mascherata. La consapevolezza per un ruolo centrale del Parlamento è ora patrimonio comune di tutta la maggioranza, come dimostrano le recenti posizioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della Ministra per gli Affari Regionali. Siamo consapevoli che il cambiamento proposto e la sua portata vadano spiegati ai cittadini senza pregiudizi e alla luce del sole, senza ansie né per scadenze né per rinvii. Del resto le contrapposizioni sul tema attraversano trasversalmente, chi più chi meno pubblicamente, tutti i partiti e i gruppi politici. Reputo questo fatto assolutamente fisiologico perché contrastanti sono le reazioni che vengono dai territori di fronte a queste forti innovazioni. Non nego inoltre che molto probabilmente gli allarmismi sarebbero stati inferiori se le regioni avessero adottato un approccio selettivo sulle competenze richieste, coerente con le specialità del proprio territorio, e non avessero tentato in alcuni casi un pericoloso all-in. Occorre comunque fissare nel merito alcuni paletti nel solco tracciato dalla Costituzione. Autonomia non si può significare secessione o egoismo. Ogni legittima richiesta dei territori, espressa anche con referendum consultivi, deve tenere conto della piena realizzazione dell'unità e della solidarietà nazionale nell'ambito della tutela dell'unità giuridica, di quella economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a prescindere dai confini territoriali. Non possiamo insomma accettare stati nello Stato né cittadini di serie A e di serie B. Dobbiamo garantire l'effettivo principio di eguaglianza dei cittadini. In un paese che già si sente diviso, una politica responsabile deve unire, per questo deve prima garantire i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale. Mi ha molto colpito una riflessione del presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, sta sui giornali di oggi, ieri, sulle pagine del Mattino,
il presidente Cantone non escludeva un possibile aumento della corruzione a fronte di un sicuro aumento dell'incertezza normativa derivante dall'autonomia. Le regioni d'altronde non sono state proprio un limpido modello di spesa e quindi nel dibattito parlamentare andranno valutati anche gli effetti su una reale responsabilizzazione della spesa. Tante sono le questioni in ballo, tanti sono i diritti e i doveri in gioco. Spero che il Sud sappia affrontare questa sfida con le proprie idee, senza cappelli in mano e lontano dai soliti stereotipi. Per me va tutto bene, sarei stato ancora più contento se avesse detto no residui fiscali, ma più o meno è la stessa cosa. Onorevole Sisto, prego. Grazie. Grazie Lino, buonasera a tutti. Devo dire che quel imperterrito, tenace, assillante Gianvito Mastroleo nelle cose buone ci ha portato su un tema di grande importanza. Di grande importanza e di grande rilevanza. E io voglio mantenermi rigorosamente nel tema, perché questa è una scuola di buona politica: autonomie regionali, unità nazionale. Il titolo è già significativo: autonomie regionali, unità nazionale. È già una soluzione al problema, il titolo. Ancora più interessante alla prova d'Europa, che è quello che insomma fino adesso avrei voluto sentire con maggiore chiarezza, perché io non dimentico e sono convinto che non c'è Stato se non c'è Europa. Su questo io credo che non si possano e non si debbano avere dubbi. E non si debbano avere dubbi perché c'è un passaggio importante, anche se viene da chi in qualche maniera è lontano dalle posizioni espresse un minuto fa. Se le autonomie riprendono vigore, vuol dire che c'è meno Stato. Cioè è evidente che la pulsione autonomistica nasce da una crisi dello Stato. Non si ha l'idea di Stato, e tutto nasce perché indubbiamente questa idea di Stato è più frantumata, è meno percepibile, è più diffusa, è meno... Io non vorrei che noi dovessimo tornare ad antiche battaglie sull'unità nazionale. Ovviamente tu hai fatto riferimento prima, riferimento ai soggetti. Cioè voglio dire, siamo di fronte ad una scelta che io trovo davvero epocale, perché vi sono delle matrici di carattere costituzionale che a mio avviso non possono e non devono essere dimenticate. Noi siamo in un paese in cui la Costituzione viene presa e utilizzata come se fosse il regolo lesbio di Aristotele: si addrizza, si cuce, si taglia, si prende. Qui ci sono due norme, l'articolo 1 e l'articolo 5, che sono chiarissime. Si tratta di unità nazionale che deve assolutamente essere rispettata, e tutto va letto in funzione della unità nazionale. Ricorderò, per chi ama l'Europa, che l'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impedisce la discriminazione per motivi di ricchezza. Ora, non debbo certamente lamentare a un uditorio così attento che col Trattato di Lisbona ratificato nel 2009 la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è una norma addirittura super costituzionale, cioè non è possibile, diciamo così, toccarla, e lì è scritto espressamente che non si può discriminare nessuno per ragioni di ricchezza. Traduciamolo in quello che sta accadendo in questi minuti. Cioè, questi minuti, perché secondo me il fenomeno politico non può essere ignorato. Poi torniamo sui temi più strutturali che riguardano le autonomie differenziate. Ma che cosa accade nel nostro Parlamento? Qual è il fenomeno, direi, incredibilmente abnorme a cui assistiamo? Nel nostro sistema giuridico noi abbiamo la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Quella extracontrattuale in genere è quella da fatto illecito. No. Qui c'è una responsabilità extracontrattuale per fatti extracontratto fra Movimento 5 Stelle e Lega. C'è una nuova forma di responsabilità che si colloca al di fuori del sistema pattizio, che vede due forze di governo che non hanno nulla da spartire sul piano ideologico, ma che per ragioni puramente, diciamo, di interesse stanno insieme e condividono percorsi diversi,
con la necessità di un risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale, cioè per fatti al di fuori del contratto, con continua capacità l'una di tacere in favore di quello che l'altro vuole realizzare. Noi abbiamo discusso in queste ore, Carolino, che assumo come interlocutore, come 25 lettori di Manzoniana Memoria, mi consentirai questa così. Beh, noi abbiamo discusso l'articolo 71 della Costituzione, che ha fatto una battaglia epocale. 500.000 persone che possono proporre una proposta di legge, la possono depositare, e se il Parlamento non la ratifica esattamente com'è, entro 18 mesi scatta il referendum propositivo, con la piccola difficoltà che il Parlamento non può promulgare nessuna legge sul tema finché non c'è il referendum. Cioè il Parlamento è bloccato e può essere bloccato su tutti i temi possibili e immaginabili da 500.000 professionisti della firma che ti intasano il Parlamento con 20-25 su temi disparati su cui il Parlamento è bloccato. Ecco, su questa proposta di legge il governo ha votato, la maggioranza ha votato compatta. Contemporaneamente ci sono le autonomie, arriva la legittima difesa, c'è stata il pacchetto, diciamo, paragiustizia, non voglio chiamarlo con quell'orrendo nome con cui i 5 Stelle lo definiscono. Quindi voi capite che si rincorrono dei provvedimenti che non hanno nessuna parentela tra di loro, sono tutti diversi, ma la necessità che ciascuno porti a casa il panierino con la merenda di Cappuccetto Rosso fa sì che il lupo cattivo si fermi e stia ben tranquillo nel bosco senza aggredire nessuno. Non si capisce, se non si ha ben chiaro questo meccanismo dell'attuale situazione politica, non si capisce perché c'è il rischio che le autonomie possano passare, Carolina. Cioè non passerebbero mai, non passerebbero mai. Qui si corre il rischio che possano davvero passare. Perché in questa incontrollabile attività di scambio contrattuale ed extracontrattuale può accadere di tutto. Se questo articolo 71 dovesse diventare per avventura norma costituzionale, il Parlamento diventa inutile, crolla, non ha nessuna ragione, la democrazia rappresentativa è finita. La democrazia diretta non è diretta, è diretto distruttiva di quello che è scritto nella Costituzione. Cioè qui non ci rendiamo conto che noi siamo di fronte ad un momento del Paese veramente di grandissima importanza, e quanto la gente non è distratta, altra tecnica di cui bisogna prendere conto, perché se no non si capisce. Noi discutiamo delle autonomie, dell'articolo 5, dell'articolo 116, dell'articolo 117, il professor Biesti che dice i pro e i contro, ho letto il tuo libro, i pro e i contro eccetera, ma questo, scusami, conta poco, nel senso che conta, ma per quello che sto per dire conta poco, perché noi stiamo andando incontro ad un Paese che se noi non lo fermiamo diventerà un Paese invivibile, in cui il Parlamento non conterà niente, in cui non ci saranno più regole, in cui tutto sarà completamente sbalestrato, in cui ci sarà una giustizia penale affidata a 500.000 firme che potranno proporre norme penali, proporre abrogazioni, proporre leggi di bilancio, proporre leggi tributarie. Cioè, altro che il pensiero del sud, del nord, qui è una guerra atomica che avviene con la connivenza silente, il concorso omissivo, fatemi passare qualche cosa dalla mia cultura, il concorso omissivo doloso di chi sta al governo, da una parte e dall'altra. Noi voteremo a breve una legittima difesa che, per carità, c'è l'esigenza di modificarla, ma forse si poteva dire che l'onere della prova è a carico dell'accusa, senza legittimare eccessi, dove tu quasi quasi rispari ad uno che sta dietro la porta e bussa perché magari sbaglia porta. Faccio per dire, questo forse mi sembra un po' eccessivo, lo dico con molta franchezza, pur consapevole della necessità. Cioè non c'è il controllo dell'attività di governo, perché la necessità di garantirsi i numeri fa sì che l'altro stia fermo ad aspettare quello che fa l'altro, nell'aspettativa di aver poi il voto su quello a cui tiene. Ecco perché le autonomie sono pericolose, ecco perché questo discorso può passare. Ma la lettera di Brescia, io sono sincero, non Giuseppe Brescia, il presidente della mia commissione, in cui io sono capogruppo per Forza Italia, resisterà per la lettera, cioè avrà la capacità di mantenere una coerenza fino in fondo, o alla fine
per raggiungere un obiettivo salvifico, e la parola salvifica non è usata per carità, per ricordare i salvi, no, per carità, per raggiungere un obiettivo salvifico si tornerà leggermente indietro. Ho ascoltato anche delle cose impossibili, cioè un meccanismo procedurale, mi corregge il professor Viesti, che dovrebbe consentire al Parlamento di mettere mano agli accordi sull'autonomia. Lo so, è anche una delle proposte del tuo libro, tu dici mettiamo il Parlamento in condizioni di intervenire su questi accordi, no? E purtroppo no, non è possibile. Quando c'è l'accordo governo-regione, tu devi votare sì o no. Oggi è così, devi votare sì o no, ti portano in Parlamento il pacchetto e tu lo devi votare. Non è nata così, non è nata così questa storia delle autonomie, perché io, che sono un poco piccioso e curioso, sono andato a vedermi i lavori preparatori della Costituzione, e perché nei lavori preparatori della Costituzione l'articolo 5 non era nato come articolo 5, era nato come articolo 106. Poi fu Paolo Rossi, insieme a Nitti, con decisivo intervento di Perassi, a portarlo nell'articolo 5, perché si disse che era uno dei principi supremi dell'ordinamento. L'Italia è una Repubblica democratica, aggiungere indivisibile. Allora è evidente che questo tema delle autonomie rende l'Italia non divisibile, divisa. Questa è la soluzione aritmetica. Siamo di fronte ad un'Italia divisa, in cui il tentativo chiarissimo delle regioni del nord è quello di creare, e qui userò un'espressione che vorrei che fosse in qualche maniera non fraintesa, una sorta di colonizzazione, non per annessione, ma per distacco. In genere la colonizzazione avviene perché io acquisisco delle terre, qui è una colonizzazione per distacco, cioè io mi stacco e ti colonizzo, perché fatalmente, rendendoti più povero e rendendoti incapace di ricevere i LEP, ma non soltanto i LEP, qui c'è un problema di scuola, c'è un problema di sanità, c'è un problema gravissimo, io creo un'Italia di serie B che diventa fatalmente annessa e colonizzata rispetto a chi invece, staccandosi, si garantisce un privilegio. Allora la battaglia non è una battaglia solo politica, una battaglia istituzionale, costituzionale. E qui, cari amici, io penso che si pone un problema importante. Il Parlamento è stato attaccato a testa bassa. Il raggiungimento degli obiettivi di determinate regioni diventa prioritario rispetto ai cardini della democrazia costituzionale. Articolo 5, 116, 117, 119, 120. Do i numeri semplicemente perché rileggere quelle norme è uno sport che dovremmo praticare molto più spesso. Leggere la Costituzione oggi è diventato quasi indispensabile per capire dove stiamo, è come se avessimo una sorta di Google Map che dovremmo costituzionale, che dovremmo costantemente controllare. Ma io chiedo e vi chiedo, nel momento in cui noi andiamo incontro ad una situazione di questo genere, in cui il Paese si sposta verso un'incertezza dal punto di vista istituzionale, la battaglia, ripeto, non è soltanto politica, è una battaglia molto più importante. Allora, che cosa ci resta, tolto il Parlamento? La Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Scusate la essenzialità drammatica di questo discorso, ma chi vive in Parlamento lo percepisce. Qui non è un problema di mantenere degli equilibri, è un problema proprio di resistenza attiva, non quella quando studiavamo il diritto penale, quando le donne si stendevano per terra, si dice quella è un'ipotesi di resistenza passiva consentita, quella attiva invece non è consentita. Resistenza attiva noi dobbiamo fare, ma proprio attiva, ripeto, istituzionale. Beh, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale. Quando potrà intervenire la Corte Costituzionale su questi provvedimenti? Quando potrà intervenire? Quando ormai i giochi saranno fatti, perché per esempio, caro Gianvito, questi provvedimenti dovrebbero essere a tempo, cioè dovrebbero essere a tempo, questi sono decennali prorogabili, scusate, nel nostro paese avete mai visto una cosa a tempo che non diventa definitiva? Cioè credo che l'esperienza, poi non siamo nati ieri, almeno avantieri siamo nati ormai, quindi siamo di fronte, ha ragione Gianfranco Viesti,
ad una vera e propria secessione, io dico non solo incostituzionale, ma contraria ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché è una secessione per ricchezza, non dei ricchi, per ricchezza, che fa la differenza fra i ricchi e i non ricchi. E se questa è la situazione che noi dobbiamo affrontare in questo ambito, io penso che il tema della previa determinazione dei LEP sia certamente rilevante, sia certamente fondamentale, sia certamente, come posso dire, decisivo, ma in qualche modo non risolvibile. Non risolvibile. Ma sapete perché? Perché c'è una differenza tra Parlamento e territorio. Panale, i numeri del Parlamento, il feeling del territorio. Ed il territorio ha una risposta numerica addirittura diversa e forse peggiorativa per certi ambiti rispetto a quello che è il Parlamento. Cioè oggi la Lega e i 5 Stelle possono decidere tutto da soli. Allora posso essere pratico? Caro Presidente, caro Gianfranco e caro Giannino, noi abbiamo una sola speranza qui, sono i 5 Stelle. Lo dico con molta, con una resa, voglio dire, noi facciamo le battaglie, ma figuratevi se io non faccio le battaglie. Io le faccio le battaglie quotidianamente, credo di essere forse più combattivo dal punto di vista parlamentare, forse non soltanto di Forza Italia, ma l'unica speranza numerica è fare squadra senza far balenare di fare squadra, senza far balenare che si faccia squadra, ma sperare che all'interno del governo vi sia una lotta. Questa è una scuola di buona politica, scusate se questa è una cattiva politica, ma è quella politica di queste ore, di questi giorni. Io vorrei dirvi, ci battiamo tutti per degli ideali costituzionali, cerchiamo di vivificare le sentenze della Consulta, cerchiamo di far stabilire che ci sono dei livelli che vanno prima descritti, che non è possibile fare gli accordi in segreto, che bisogna portarli in Parlamento, che il parere del Parlamento... Ma io credo che la lealtà e la chiarezza di chi non soltanto è in aula in Parlamento, ma ha la fortuna di vivere anche il fenomeno delle patologie di questo Paese. Il diritto penale non è processi penali, perché Emiliano lo sa, è un teatro in cui i drammi si percepiscono come nella sanità, esattamente la stessa cosa. Allora io dico che noi siamo veramente ad un bivio. Qualsiasi voto del Sud, qualsiasi voto, deve tenere conto fortemente, poi ognuno può votare come crede. Non è un invito al voto, è un invito alla presa d'atto che il momento non è il momento della cultura lontana dalla realtà, ma della realtà unita alla cultura, ma soprattutto un forte realismo in cui sognare forse non è più consentito, come qualcuno ci aveva insegnato, caro Gianvito. I sogni nella politica sono, come posso dire, il DNA, è proprio quello che anima la politica. Oggi forse non c'è più da sognare, cioè da resistere e tenere duro e cercare in qualche maniera tutte le occasioni per garantire che questo Paese possa mantenere un assetto democratico di matrice costituzionale. Le autonomie sono soltanto un aspetto, sono soltanto un profilo, sono soltanto una delle possibili situazioni in cui ci andremo a trovare. Noi ci batteremo contro, faremo tutto quello che c'è da fare, ma numericamente noi abbiamo soltanto la speranza che il partito che dal Sud ha avuto più linfa vitale, il Movimento 5 Stelle, si renda conto che andando a colpire il Mezzogiorno colpisce se stesso e quindi, tirandosi una alabarda nello stomaco, eviti che quella alabarda possa entrare nei propri visceri. C'è un ragionamento di sopravvivenza che ci possa trovare, come posso dire, casualmente d'accordo, nella prospettiva, quella che il mio maestro, Renato Dell'Andro, chiamava eterogenesi dei fini, cioè sostanzialmente stare insieme a qualcuno per ragioni diverse, ma ottenendo poi lo stesso risultato, che è quello di respingere l'attacco di chi senza leggere e scrivere, e quando dico senza leggere e scrivere aggiungo senza saper leggere e scrivere, pretende di governare un paese e soprattutto di demolire la Costituzione. Allora le competenze vanno utilizzate profondamente, bisogna continuare ad avere la capacità di pensare, ma
essere pentamiani, cioè utilitaristi senza nessun tipo di sconto. Ecco, più economisti della politica che una politica che cerchi di dominare l'economia. Allora, con questo utilitarismo, che non mi si confà? Io vengo da scuole umanistiche in cui ci insegnavano come si dice, a galoppare con Guidon Selvaggio e con Astolfo, ricordo bene che non so se la citazione è corretta, cioè avere questa capacità del dream, del sogno. Ecco, oggi io penso che il paese è in emergenza e tutti coloro che credono nella democrazia, anche sul tema delle autonomie, anche su questo tema che tu hai così ben sviluppato con i tuoi pro e i tuoi contro, analizzando correttamente quelle che sono le diverse posizioni e ipotizzando la necessità che il Sud possa essere, il Mezzogiorno meglio, possa essere capace di interloquire con questo disegno, io credo che questo tuo messaggio vada fortemente recepito, ma con questa forte dose di realismo che ci porti, come fa la Fondazione Di Bagno, come si fa in questa scuola di buona politica, a diffondere un seme, un verbo. Non oggi, caro Gianvito, forse neanche domani, ma forse dopo domani, tutto quello che noi facciamo. Io voglio cambiare. No, non oggi, non domani, fammi finire. Ma io voglio cambiare. Posso, non oggi, non domani. Ma fidati, guarda, posso mai dire una cosa a casa tua brutta? Ma che hai fatto pure? Non oggi, non domani, ma dopo domani insieme si possa raggiungere, si possa raggiungere l'obiettivo di far comprendere che i fondamentali, come nel calcio, come nel tennis, come nello sport, vengono prima di tutti gli abbellimenti. Ecco, io ho la netta sensazione che il momento che stiamo vivendo, ripeto, al di là di queste macerie costituzionali che ho qui davanti, macerie costituzionali, perché questo accade, ci debbano portare ad una grande capacità di resistenza, ma al convincimento che alla prossima occasione certamente non si può e non si deve sbagliare. Grazie. Ci vorrebbero altri 10, 100, 1000 lunga vita convegni di questo, lunga vita Gianvito, 10 convegni di questo genere per far capire alla gente, per far capire a tutti noi i termini della questione, perché qua non ci sono solamente schieramenti precostituiti, ma il grosso di noi non ha capito, di noi, della gente, non ha capito i termini della questione. E quindi bisogna altro che pranzi con Salvini. Allora, qualche minuto di conclusione, a Gianfranco, un minuto per capire quale prospettiva ci può essere dopo tutto quello che abbiamo ascoltato. Un minuto solo, perché è molto tardi. Fatemi dire due cose. Ringraziando Brescia, io mi sono alzato quando lui ha letto la lettera, perché l'avevo già letta, ci tengo a dirlo. E al Presidente Emiliano, diciamo anche in preparazione del suo incontro di mercoledì, vorrei segnalare la bozza che c'è già sul Dipartimento degli Affari Regionali, che non parla più di residuo fiscale, non parla più di gettito fiscale, e quindi quel tema è stato rimarcato, ma c'ha tre elementi chiave che permetto di segnalare ai tuoi consiglieri. Il primo, che è chi e come fa i fabbisogni standard. Secondo, ci sono due clausole di salvaguardia per le regioni che sottoscrivono che ammazzano le altre, e una che se aumenta il gettito fiscale me lo tengo, se diminuisce me lo metti tu, e l'altra che comunque devo avere, è così, ed è l'articolo 5.4 della bozza, e l'altra che comunque ho diritto dopo un anno, se non ci sono i fabbisogni standard, all'equivalente della spesa media nazionale, che è apparentemente egualitario ma invece fortemente disegualitario. Terza segnalazione al Presidente Emiliano, l'articolo 6 sugli investimenti, che è devastante. Quindi, diciamo, il residuo non c'è più. E all'onorevole Sisto voglio dire che mi ha fatto venire in mente, perché anch'io me ne andavo coi 10 anni, ma non ci sono più nella bozza, non ci sono più i 10 anni, quella degli affari regionali non ci sono più i 10 anni. Vabbè, comunque guardiamo anche questo, ma soprattutto vorrei esprimere la mia totale condivisione
e c'è qui Giussi Servo Dio, abbiamo fatto con loro una discussione molto attenta su questo, diciamo arrivando alla tua conclusione. Allora, io sabato scorso mattina mi sono messo in macchina alle 6, sono andato a Cosenza davanti con Filippo Anelli, davanti a 250 medici, uno dei quali è un deputato dei 5 Stelle, che non ne sapeva assolutamente niente, che è stato lì tutta la mattina a sentire i suoi medici e che davanti ai suoi colleghi ed elettori ha detto: io non lo voto. Ed è uno. Brescia su due. Se non è così chiara, insomma, però quello è, ti segnalo che, scusatemi se mi permetto questo, non ci vediamo mai, che noi siamo andati a consegnare le firme a Fico martedì, al Presidente della Camera, e poi ho partecipato a questo intergruppo parlamentare interessante, e lì l'ipotesi è che arrivi in Parlamento l'intesa non firmata. È tutto lì, non firmato, diciamo il testo, ma non firmato dal Presidente del Consiglio, perché così aggiri la cosa. E però Francesco Paolo Sisto mi ha, diciamo, ha collocato nella sua visione politica molto interessante, per molti molti aspetti condivisibile, mi ha rafforzato ancora di più l'idea che questo è un provvedimento che non si corregge, si respinge. Il che non significa essere centralisti, non significa andare contro le regioni e le città, ma questo è un provvedimento che deve essere respinto attraverso qualsiasi forma di resistenza passiva e attiva. Sono totalmente d'accordo.